Torna Matti per il calcio, la rassegna di calcio sociale quest'anno vede scendere in campo 16 squadre a 7, a partecipare persone con disagio mentale, operatori e medici dei centri e dei dipartimenti di salute mentale di tutta Italia. Per noi in diretta c'è Novella Callegaris con cui ci andiamo a collegare. Novella. Sì, Laura, siamo con un operatore del progetto appunto del DSM, questa iniziativa straordinaria messa in campo dalla WISP che tende ovviamente a socializzare. Con me Francesco Bianconi, che è proprio il responsabile del DSM di Roma. Quali gli scopi di questo torneo che vede 400 ragazzi un po' di tutte le età e provenienti da tutta Italia? Sì, per noi sono sempre ragazzi comunque. Questa è la nona edizione del torneo che l'WISP organizza qui a Montalto di Castro e gli scopi dell'iniziativa sono molteplici. Il primo è ovviamente quello di cercare di aiutare chi soffre di un disagio mentale a ritrovare sicurezza attraverso l'attività sportiva. Abbiamo verificato che la pratica sportiva, soprattutto lo sport di squadra, aiuta moltissimo chi cade in depressione, chi attraversa un brutto periodo della propria vita. Abbiamo visto che la cosa più importante è cercare di far uscire di nuovo i ragazzi dalle case, dal loro isolamento, e abbiamo verificato che lo sport è veramente uno strumento molto efficace di integrazione sociale. Ma queste partite, ecco, alle spalle vedete proprio le partite che si stanno disputando tra Pistoia e Foligno, tra Livorno e Roma, una partita a tutti gli effetti, perché questi giocatori vogliono essere ovviamente uguali agli altri e l'arbitro deve segnalare ogni... Certo. Sono fallosi? No, assolutamente, almeno gli utenti non molto, forse sono più fallosi gli operatori, cioè gli infermieri e medici, che sono un po' più presi dal pathos dell'agonismo. No, a parte gli scherzi, sono partite vere, questo è un campo di calcio a 7, il regolamento è quello nazionale, gli arbitri applicano le regole del calcio a 7 e per noi questi ragazzi sono tutti atleti, non ci sono differenze, sono atleti che cercano di vincere meritatamente con il giusto agonismo, senza esagerare. Comunque la vittoria poi è per tutti, non è nella vittoria della partita in sé per sé, la vittoria è partecipare. E partecipare, farli uscire di casa, questo è lo scopo principale, e quindi fare proprio attraverso lo sport l'inclusione. Questo è il messaggio che arriva da qui, da Montalto di Castro, da Matti per il calcio. A voi studio, ci risentiremo più tardi. Grazie allora a Novella Callegaris. Participare persone con disagio mentale, operatori e medici dei centri e dei dipartimenti di salute mentale di tutta Italia. Per noi in diretta c'è Novella Callegaris. Sì, è un progetto proprio di integrazione sociale, tant'è vero con le squadre che, come avete detto da studio, sono formate da persone che hanno un disagio mentale, ma anche da operatori, da medici, da operatori sanitari. Insomma, tutti insieme per dimostrare quanto è valido questo progetto e come il calcio possa aiutare a superare anche queste barriere. Accanto a me c'è Angelo Pizzale, che è un infermiere dell'azienda ospedaliera di Pavia, e Salvatore, che invece è un atleta proprio del Foligno, Val di Nievole. Ok, e allora io vorrei chiedere subito a Angelo, lei che da tantissimi anni ha operato nel settore del disagio mentale, quali sono i benefici che lei ha potuto riscontrare lavorando anche prima ancora nei manicomi chiusi, adesso invece con questo progetto? Insomma, indubbiamente, come dire, la problematica psichiatrica si compone di tantissimi fattori. Adesso, proprio per sintetizzare, il poter utilizzare il gioco, lo stare insieme, il definire, l'attenersi a una serie di regole. Il pallone è una cosa, come dire, che tutti noi, come dire, abbiamo, come dire, potuto sperimentare da piccoli, in cui, come dire, non servono tantissime abilità, ma serve la voglia, come dire, di mettersi in gioco, di confrontarsi, di stare assieme agli altri. Ecco. In psichiatria abbiamo incominciato attraverso questo, ma attraverso anche altri decine di progetti sullo sport mirati, come dire, a cercare di togliere lo stigma psichiatrico.
Il calcio è uno di quelli, come dire, in cui più facilmente si riesce ad operare, proprio perché, dicevo, le condizioni sono facili. E noi vediamo che, sinceramente, come dire, dal punto di vista dei ricoveri, dal punto di vista della compliance farmacologica, dal punto di vista dell'integrazione sociale, dal punto di vista del riallacciare i rapporti sociali, come dire, questo tipo di esperienza favorisce tantissimo, come dire, un progressivo recupero e una riabilitazione delle persone. E questo è fondamentale, assieme, come dire, ai colloqui, alle terapie farmacologiche e a tutto quello che si mette in campo per il disagio. E infatti questo, tra l'altro, questo progetto della WISP è stato validato all'Istituto Superiore della Sanità proprio con una valenza scientifica, proprio perché aiuta. Hanno riscontrato, come diceva giustamente Angelo, che attraverso lo sport ci sono meno ricoveri e soprattutto meno uso di farmaci. E per questo Salvatore vuole lanciare anche un messaggio, lui che ha avuto una storia complessa, ha avuto un trauma, per 4 anni non usciva di casa e poi attraverso il calcio invece ha ritrovato il sorriso e la capacità di relazionarsi con gli altri. Lei vuole mandare un messaggio a Salvatore, sì. Cosa dire alle persone, sì, che si trovano in una situazione simile alla sua? Sì, di uscire di casa e stare in mezzo alla gente, giocare a calcio, fare tanto sport e di stare insieme proprio con amore e con affetto, e si va a mangiare la pizza, si gioca a pallone, e bisogna essere forti, non bisogna stare in casa, perché a stare in casa non siamo più persone, diciamo, che attive, siamo persone non attive, e bisogna stare in mezzo alla gente, giocare a pallone e fare tanto sport che fa bene. Come ha fatto Salvatore, che oggi tra l'altro ha anche segnato un gol, anche se la sua squadra ha perso 6-4. Sì, comunque è una cosa bellissima, perché fare sport, lo ripeto, è una cosa proprio più di un affetto, diciamo, familiare, ancora più grande. Uno sport quindi che unisce, Angelo, un messaggio quindi anche per tutte le aziende ospedaliere, perché lo sport può essere un validissimo aiuto. Guardi, sinceramente questo è fondamentale. Le aziende ospedaliere dovrebbero, ma i nostri direttori lo sanno, i medici che lavorano con noi, tutti, come dire, i professionisti sanno che anche con poche risorse economiche si riescono ad attivare una serie di percorsi che, come dire, poi si sostanziano e si riscontrano effettivamente nel miglioramento della qualità. Per cui, come dire, un minimo di spesa oculata, indirizzata in questa direzione, obiettivamente, ragazzi, è ben spesa, è fatta bene e serve veramente a far star meglio sia le persone che coloro i quali le curano. Ecco, questo è il messaggio che arriva da Montalto di Castro, insomma, matti per il calcio, ma soprattutto sani con lo sport. L'evento, come dice Salvatore, con il cuore, l'evento che ha organizzato la WISP da 9 anni, che sta avendo sempre più successo. Da Montalto di Castro è tutto, linea allo studio. Grazie Novella.